diamo il bentornato a Eugenio Scalfari, il bentornato al direttore, il fondatore di Repubblica. Allora, sempre ben voluto al nostro pubblico. Combinato un bel caos la sua rivelazione tra Berlusconi e Di Maio, meglio Berlusconi. Pentito di averlo detto? Beh, insomma, io ho chiarito ampiamente, sia in un articolo scritto apposta per chiarire questo, e sia poi nell'articolo domenicale dove dicevo sostanzialmente che il problema di tutta Europa, ma anche dell'Italia, anzi in modo particolare dell'Italia, della Germania, della Spagna, forse dell'Olanda, ma insomma comunque, è l'ingovernabilità. Quindi il problema delle alleanze riguarda la ingovernabilità, perché se ci sono tre partiti che hanno tutti e tre intorno al 25, 30, perfino dico 35, di là, oltre quello non vanno. Quindi secondo... due di loro si devono mettere insieme. Se non c'è un'alleanza, ci sarà un governo di minoranza. Figuratevi voi quanto dura. Già quelli di maggioranza. Però il problema è che uno di questi blocchi è impersonato da Silvio Berlusconi. Ha sentito prima, non Marco Travaglio, dice ma Berlusconi è qualcosa di oltre la politica, è una figura che è stata contrastata da Eugenio Scalfari come da poche persone nella storia del paese, è una persona che ha dimostrato in tutti i modi, dice Travaglio, di non essere adeguato alla cosa pubblica. Beh, no, adeguato alla cosa pubblica lo è, perché sotto il suo governo le cose sono andate più o meno come andava con altri governi. Ce ne fu uno solo che lo superò largamente, fu il primo governo Prodi. Però, direttore, lei dice politicamente, ma Berlusconi è stato un problema anche culturale, sociale. In qualche misura Marco Travaglio sui suoi editoriali riportava delle sue parole: io ho vergogna per me, per il mio paese, perché c'è Berlusconi. Berlusconi ha avuto una storia penale, un rapporto con la giustizia, un rapporto con, diceva Travaglio, con addirittura compravendita di senatori, ne è stato accusato in qualche misura, il processo ha dimostrato. È una figura che al di là della politica, della tenuta politica del suo governo, dovrebbe, secondo molti pensatori, portarla a dire lui è il male assoluto, non è così? Ma io ho lottato per niente meno, ho scritto un articolo su Berlusconi intitolato Mecchi Messer a un coltello, ma vedere non lo fa, che è una canzone che è una canzone dell'opera da tre soldi di Brecht. Quindi io l'ho paragonato a Mecchi Messer, che era il capo di una banda di mascalzoni i quali facevano finta di essere dei poveri che chiedevano l'elemosina, e queste elemosine a volte raggiungevano delle cifre notevoli che il capo dei mascalzoni lasciava ai suoi collaboratori che facevano questo giochetto un 10% e il resto se lo prendeva lui, fino a quando doveva ammazzare qualcuno che parlava, che sapeva di tutto questo e lo metteva in circolo, e allora andava in giro con un coltello Mecchi Messer si chiamava. Quindi un gangster, un assassino, un omicida. E un gangster, un assassino, un omicida può essere meglio di un giovane che si lancia in politica? No, allora dico, io per dire fino a che punto ho criticato, certo, Berlusconi. Ecco. Però lui è un populista totale. Diverso però
da Salvini. Quello che Travaglio mi pare che non dica è che io ho messo come condizione all'eventuale alleanza tra il PD e Berlusconi che Berlusconi chiuda con Salvini. Questo nessuno lo dice. Ecco, sai, direttore, che in questo discorso che fa cade forse la pregiudiziale su cui l'Italia si è divisa per 20 anni. Il fatto che Berlusconi non fosse adeguato moralmente a guidare questo paese, al di là dell'opportunità, al di là del momento in cui si può immaginare un'alleanza, Berlusconi era di per sé, per parte del centrosinistra e per molti anche dal punto di vista di Repubblica, qualcuno che in ogni caso doveva essere tenuto fuori dall'agone politico perché era, diceva l'Economist, unfit, inadeguato, in qualche misura a tutto si poteva arrivare ma non a Berlusconi. Cade questa pregiudiziale ai suoi occhi? La politica è una cosa diversa dalla morale. La politica non è un fatto morale, è un fatto di governabilità. Questa è la politica. Non lo dico io, l'ha detto Aristotele e prima ancora di Aristotele l'ha detto Platone. Cioè, non, per Platone, quelli che facevano la politica di una città, di un paese, eccetera, erano i filosofi. Che cosa poi i filosofi fossero moralmente era un problema che né Platone né Aristotele prendevano in considerazione. Aristotele fu l'insegnante della politica. Sapete a chi? Lo saprete? Ad Alessandro Magno. Quindi diciamo, ecco. Ha avuto studenti di rilievo. Il quale Alessandro Magno, della morale se ne fotteva nel più totale dei modi. Ecco, per dirla come gli antichi, diciamo. Non a caso ha fatto un impero in cui andava a dormire, diciamo, con le varie imperatrici, se erano belle. Lui occupava il paese e poi di queste se ne faceva anche lui. Quindi tutto torna, ecco, diciamo. Quindi la morale non c'entra con la politica. Vorrei aggiungere ancora una cosa. Dice Travaglio che i 5 Stelle sono molto meglio di Berlusconi moralmente e politicamente. E diciamo che dica la verità, cosa di cui io dubito molto, ma comunque diciamo che dica la verità. Uno dei punti di fondo dei grillini, diciamo grillini, sì. 5 Stelle, poi chissà perché si chiamano 5 Stelle, perché non capisco perché 5, non capisco perché stelle. Ma come? Vabbè, perché è l'alta qualità, come gli alberghi. Comunque. Il massimo della qualità. Comunque, i 5 Stelle escludono ogni alleanza, non si alleano con nessuno. E quindi è inutile che uno dice, ma i 5 Stelle sono meglio di Berlusconi. E diciamo che siano meglio. Ma non ci stanno loro. Ma non si alleano. Allora, senta, direttore, o vincono loro, o non si alleano con nessuno. E se vincono loro, quando vanno, se vincono loro, ci rappresentano questo paese, non solo in Italia, ma anche in Europa, perché è uno dei 19 paesi dell'Eurozona e dei 27 dell'Unione, in cui possono mettere il veto che blocca. Ecco, e quindi sono essere rappresentati in Europa da 5 Stelle è molto peggio di quanto sta accadendo in Germania, dove la Merkel
voleva fare, ma poi ci ha ripensato, un'alleanza con i liberali di destra. Senta, direttore, quindi, tutti questi discorsi sono animati, questi che sta facendo, da una forte ispirazione pragmatica, no? E non è che la scelta che lei ha così, in maniera dirompente, palesato, Berlusconi e Di Maio, ha fatto discutere molto anche perché un pochino ce l'hanno tutti in testa in Italia. Cioè può essere che ormai dei tre poli tutti si stiano concentrando su due. Può essere che si sia arrivati a un ballottaggio formale, sostanziale più che formale, tra Berlusconi e il centrodestra e i 5 Stelle perché il PD sta perdendo ruolo anche nella testa degli osservatori e degli italiani. È probabile. Però devo dire, io che non sono iscritto a nessun partito, ho votato da quando venne Berlinguer, mentre lui stava niente meno che rompendo gradualmente e poi totalmente con l'Unione Sovietica. Il comunismo sovietico. Ecco. Insomma, allora, io da allora ho cominciato a votare comunista, senza mai essere iscritto ed essendo le mie idee di liberale di sinistra. Quindi, direttore, diciamo, lei da sempre vota quell'area, gli eredi di quell'area, il PD. Ma può essere che adesso il PD renziano stia perdendo ruolo? E in qualche misura Travaglio prefigurava una situazione come nel 94, due grandi ale e in mezzo si ricorda i centristi di Mariotto Segni, dice il PD può finire stritolato tra queste due figure che lei stesso in qualche misura ha individuato, il centrodestra con il Movimento 5 Stelle. Può essere che gli italiani abbiano già in testa questo ballottaggio sostanziale che taglia fuori il PD? Beh, questo dipende molto da quello che farà nei prossimi 6 mesi o 8 mesi Renzi. Ma anche da quello che faranno i dissidenti, e cioè Bersani, D'Alema. Pisapia sembra orientato, ma Pisapia porta relativamente pochi voti. Comunque, io quello che penso è che ci saranno necessariamente delle alleanze dopo le votazioni, dopo, non prima, dopo. Allora, vorrei chiedere a Travaglio, io voglio sapere se Di Maio, che è un grillino come Travaglio, perché il giornale di Travaglio è un giornale grillino, su questo non c'è ombra di dubbio. Allora, voglio sapere da Travaglio se lui vede un'alleanza, cioè se i grillini, invece di dire noi andiamo sempre da soli, si dicono noi ci alleiamo. Se Renzi chiede l'alleanza, a certe condizioni noi ci alleiamo. Eugenio Scalfari rilancia la palla in campo avversario. Grazie direttore per essere stato con noi. Grazie davvero.